Allora, siamo qui alla ludoteca del Centro Passi, dove ha appena avuto luogo una splendida rappresentazione canora e teatrale, e ora intervistiamo uno degli attori principali di questo dramma che abbiamo appena visto, Gabriele, nel ruolo della rana. Allora, com'è andato questo spettacolo? Bene. E insomma, come ti è sembrato? Insomma, cioè, non hai solo recitato, hai anche preparato lo spettacolo, no? Parlaci un po' di com'è stato preparare questo spettacolo. E ti sei divertito? Sì. E cosa hai fatto? Hai recitato, ma hai anche cantato? Sì. Mi piace molto cantare. Allora possiamo dire a tutti i bimbi, se l'anno prossimo vengono alla ludoteca, a cantare anche loro, glielo consigli? Sì. Ok. E ora invece, eccolo, sei anche vestito. Ci abbiamo un clown. Il clown che aveva l'unica battuta parlata di tutta la recita, vero? È stato impegnativo parlare? Pochino. Ma era facile. E sorprendentemente, insomma, in questa recita siamo partiti con pochi attori e poi alla fine c'era un mucchio di gente, no? Ad esempio di clown ce n'erano due o tre. Tre ce n'erano di clown. Allora, Linda, io e Aditi. No, Alessia e Aditi. Alessia e Aditi che non si vogliono far vedere. Oh. C'è la telecamera, girati a favore di telecamera. Insomma, raccontaci, com'è stato preparare e realizzare questo spettacolo? Bello. Ti sei divertita? Hai imparato qualcosa? Molto bene. E te, clown, hai imparato qualcosa? Sì. Tipo, ad esempio? Beh. Ok. Vediamo se Antonio è un altro dei personaggi principali del nostro spettacolo. Antonio era Diabolic. Vediamo cosa ha imparato Antonio da questo spettacolo. Io ho imparato a lavorare insieme agli altri. E avete anche imparato, se non mi sbaglio, a scrivere una canzone. Sì. Perché io ricordo che la prima strofa della canzone l'ha inventata Antonio. Musica e parole, vero? Sì. Quindi, insomma, abbiamo imparato anche a lavorare con la musica e un pochino anche a capire che strumento è la voce. E poi abbiamo disegnato, colorato, recitato. Vogliamo parlare anche col presentatore? Sentiamo cosa ci dice il presentatore. Cosa hai capito da questa esperienza? Ho imparato... Ti è piaciuto quello che fa? Sì. Ti sei imbarazzato? No. Arrivederci. Allora, chiudiamo questa intervista multipla. C'è anche una damigella della regina, vuole rilasciare una dichiarazione, la damigella? Io volevo dire che mi sono divertita in questo spettacolino che si è fatto. Perfetto, allora io vi saluto e se l'anno prossimo volete tornare tutti per costruire insieme un altro spettacolo, noi siamo qui. Un bacio, ciao.